Chiara Ferragni e i giovani assassini di Colleferro. Mi dispiace nominare Colleferro, ma che devo dire? Che devo dire purtroppo? Colleferro è un paese tranquillo, molto tranquillo, si trova nel Lazio, ma io che posso dire? L'episodio è avvenuto a Colleferro. Beh, Chiara, leggo. Che Chiara Ferragni ha parlato di cultura dell'odio, di cultura fascista. E beh, sì. Non è che sbagli tanto, Chiara Ferragni, perché cultura fascista vuol dire ricordare Benito Mussolini. Benito Mussolini è andato al potere con la marcia su Roma. E ai tempi della marcia su Roma era capo del governo Facta, si chiamava Facta, e Facta voleva sparare delle cannonate contro i marciatori in camicia nera. E Facta aveva preparato il decreto per mettere Roma in stato d'assedio con l'esercito attorno a Roma con i cannoni, e portò il decreto al re, il re quello piccolino, sapete, quello piccolino. E il re disse no, re. E dicendo no, il re ha segnato la fine della monarchia in Italia. De profundis clamavit te domine. Perché poi sappiamo come sono andate le rose. Benito Mussolini, cioè, i marciatori neri poterono entrare in Roma perché non c'erano i cannoni che voleva ci fossero il capo del governo Facta, perché il re non lo firmò il decreto di mettere Roma in stato d'assedio. Benito Mussolini e le camicie nere diventarono i padroni d'Italia. Poi ci fu la conquista dell'Etiopia, poi ci furono le leggi razziali del 1938. Un paese di 50 milioni di abitanti che si mette contro una minoranza di 40-50 mila ebrei, pensate un po', che coraggio, che coraggio. Poi si entra in guerra, l'Italia viene tutta bombardata, massacrata, la guerra la perdiamo. E lo sappiamo come sono andate le cose per il Duce, cose brutte, e la cultura fascista è fatta così, è fatta così la cultura fascista. E o si finisce come è finita la Seconda Guerra Mondiale, per noi italiani, cose brutte, oppure si finisce in galera. Chi ha questa cultura della violenza, o perde la Seconda Guerra Mondiale, o finisce in galera. Va bene, Chiara Ferragni, cara, scusami, sai, io sono un vecchio di 80 anni, non guardo la TV, non guardo la TV, so che tu è un nome ricorrente qua sul web, ti conosco poco, ma vedo che sei una bella donna, sei una bella donna, e a quanto pare, avendo questa tua idea contraria alla cultura fascista, devi essere anche una donna tanto intelligente. Va bene, Chiara Ferragni, guarda che io lo metto nel riassunto di questo video, l'articolo che ho letto su di te. Brava, Chiara Ferragni, quelli che hanno questa cultura della violenza o finiscono sconfitti come nella Seconda Guerra Mondiale o finiscono nelle patrie galere. Mi dispiace di avere nominato il ridente paese di Colleferro, mi dispiace, Colleferro non c'entra niente con quei giovinastri lì usciti dalle palestre di arti marziali. Non c'entra niente, non c'entra. Poveretti, poveretti, i genitori di questi giovinastri assassini, che quante pene dovranno passare adesso? Dovranno andare di avvocato in avvocato per anni e anni e anni, dovranno spendere un sacco di quattrini, dovranno... la cultura della violenza è fatta così.
che poi devi spendere un sacco di quattrini con gli avvocati, c'è la galera, la magistratura. Va bene, va bene. Chiara Ferragni, io più in là non vado, credo di essermi spiegato, eh. Casomai non mi fossi spiegato bene, voi cari amici fatemelo sapere che io cercherò di spiegarmi meglio in un nuovo video. Intanto a Chiara Ferragni e a tutti voi tanti cari saluti da Ma dalla stirpe del serpente.